Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi ragazzi sono qui per raccontarvi una storia che mi è stata richiesta tra i commenti di un mio vecchio video. Oggi ragazzi parliamo di un caso molto intricato, ma anche parecchio delicato. Questo caso ha ispirato davvero tanti film e documentari, ma non solo. Ha anche ispirato una scrittrice, che ha scritto un libro, e un regista, che da quel libro ne ha tratto un film. E sto parlando di Gone Girl, l'amore bugiardo. Un film del 2014 diretto da David Fincher. La pellicola è un adattamento di un romanzo omonimo, che ha peraltro venduto parecchio, scritto da Gillian Flynn. Insomma, si è fatta parecchio influenzare dalle notizie mentre scriveva il libro. Anche perché la televisione americana ha davvero fatto tanti programmi, documentari o film proprio sulla storia di Lacey Peterson. Questo caso vede un marito, di nome Scott, fare del male a sua moglie, Lacey, che è addirittura in stato interessante. Ma andiamo nel dettaglio, partiamo dall'inizio come al solito. Lacey Denise Roach è la protagonista di questa triste vicenda. Nasce il 4 maggio del 1975 da Sharon e Dennis Robert Roach. Sharon e Dennis, i genitori di Lacey, si erano conosciuti al liceo e possedevano una fattoria da latte a ovest di Escalon, una città che si trova nella contea di Joaquin, in California. Lacey lavora fin da piccola nella fattoria dei suoi genitori. E inoltre, si diverte davvero tanto a fare giardinaggio con sua madre Sharon. Infatti Lacey ha sviluppato un apprezzamento per la vita delle piante, che poi nella sua vita si è di fatto rivelato di vitale importanza. In ogni caso, Sharon e Dennis, i genitori di Lacey, divorziano quando Lacey è ancora molto piccola. Di conseguenza, a seguito della separazione dei suoi genitori, Lacey va con sua madre a vivere a Modesto. Una volta arrivata a Modesto, passa un po' di tempo e Sharon incontra Ron Gransky e lo sposa. Quando l'uomo entra nella loro vita, Lacey ha poco più di 2 anni. Allo stesso modo anche Dennis, il padre di Lacey, si risposa e si fa una vita. Intanto però passa il tempo e Lacey cresce, diventa una bella ragazza. È divertente, esuberante, energica. Arriviamo quindi alle medie e alle superiori. Lacey in questo periodo fa la cheerleader, si diploma alla Thomas Downey High School e infine decide di frequentare la California Polytechnic State University a San Luis Obispo, dove si laurea in orticoltura ornamentale. Dovete sapere che mentre lei si frequenta il Politecnico della California, dice una frase a sua madre, ossia: mamma, ho incontrato l'uomo che sposerò. E lei si riferisce proprio a Scott Peterson, il suo futuro marito. Lacey aveva incontrato Scott mentre andava a trovare un suo amico che lavorava in un ristorante chiamato Pacific Cafe. Scott è il collega dell'amico di Lacey e siamo nel 1994. Lacey, per approcciarlo, fa subito la prima mossa e gli fa ricapitare il suo numero di telefono. Scott, dal canto suo, fa il secondo passo e la chiama. È proprio in questo modo che i due iniziano a frequentarsi. Ma anche qui, fermiamoci un attimo. Chi era in realtà Scott Peterson? Scott Lee Peterson nasce a San Diego nel 1972. È l'unico figlio di Lee Arthur Peterson, un uomo d'affari che possedeva un'azienda di imballaggi, e Jacqueline Ellen Etham, che possedeva una boutique chiamata The Puton. Dovete sapere che Lee e Jacqueline hanno già 6 figli, avuti da precedenti relazioni. Ma Scott era il bambino che avevano avuto assieme, quindi per loro era un vero e proprio tesoro. Scott da bambino si dimostra essere bravo a giocare a golf e porta avanti questa passione che poi negli anni diventa una vera e propria virtù. Alla fine del liceo, Scott è uno dei migliori golfisti junior di San Diego. Però all'università, purtroppo, non va altrettanto bene. Inizialmente, nel 1990, sceglie l'Arizona State University, ovviamente con una borsa di studio parziale sul golf. Peccato che venga cacciato letteralmente dalla squadra di golf. Quindi si trasferisce e va al Cuesta College, a San Luis Obispo. Ma Scott non è ancora soddisfatto del suo percorso di studi, quindi cambia di nuovo università, approdando proprio alla California Polytechnic State University. Scott inizialmente pensava di specializzarsi in affari internazionali, ma poi cambia rotta e decide di specializzarsi in affari agricoli. Mentre frequenta l'università, Scott per l'appunto lavora in un ristorante chiamato Pacific Cafe, che si trova a Morro Bay. In questo modo incontra Lacey e i due diventano una coppia. Lacey e Scott si frequentano per 3 anni prima di sposarsi, dopo la laurea di Lacey, il 9 agosto del 1997.
Mentre Scott frequenta l'ultimo anno di università, lei si inizia a lavoricchiare nei pressi di San Luis Obispo. Inoltre c'era da dire che i due ragazzi avevano un'ambizione abbastanza canonica. Il loro sogno era poter avere una bella vita, realizzarsi sul piano lavorativo e mettersi in famiglia. Arriva giugno del 1998 e Scott finalmente si laurea in scienze agrarie. A questo punto arrivano un paio d'anni di passaggio perché, dopo la laurea di Scott, Lacey e Scott decidono di aprire un bar sportivo a San Luis Obispo. Inizialmente gli affari vanno a rilento, poi effettivamente il bar ingrana, però i coniugi Peterson lo gestiscono fino agli anni 2000. Dopodiché si trasferiscono nuovamente a Modesto, in quanto Lacey voleva stare vicina alla sua famiglia, ma soprattutto voleva creare una famiglia tutta sua. E ovviamente Scott non è assolutamente contrario all'idea, anzi. Arriviamo quindi ad ottobre del 2000. Lacey e Scott sono a Modesto e acquistano un grande bungalow con 3 camere da letto e 2 bagni. Ben presto Lacey inizia a lavorare part-time come insegnante supplente, mentre invece Scott trova lavoro come direttore commerciale della Tradecorp, un'azienda internazionale di fertilizzanti. Insomma, la vita va avanti, sembra che vada tutto bene, Scott ha anche un ottimo lavoro. E nel 2002, quando arriva la lieta notizia, tutti reagiscono con gioia. Lacey è incinta. La data di scadenza iniziale per Lacey era il 10 febbraio del 2003, poi però viene cambiata e nel secondo trimestre la scadenza viene rimandata al 16 febbraio del 2003. Il piccolo che Lacey portava in grembo si sarebbe dovuto chiamare Connor. Mentre Lacey è in dolce attesa, nel novembre del 2002, Scott conosce tramite un amico una donna single, Amber Frey. Ve lo dico perché è importante e ci torneremo. Anzi, questa sarà davvero una parte molto ma molto importante. Ma a questo punto arriviamo al dunque. Oggi parliamo del caso di Lacey Peterson, scomparsa il 24 dicembre del 2002 da Modesto, in California. Il 24 dicembre del 2002 Scott Peterson sostiene di aver visto per l'ultima volta sua moglie verso le 9:30 del mattino. Poi è uscito di casa. Una volta rientrato a casa, dopo ore, Scott scopre che non c'è traccia di Lacey in casa. Decide quindi immediatamente di contattare i genitori di Lacey, sua madre Sharon e il suo patrigno Ron. Scott ha sostenuto che inizialmente aveva pensato che Lacey fosse andata dai suoi genitori proprio per preparare la cena della vigilia di Natale. Quando però Scott sente i genitori di Lacey, scopre che la donna non è lì. I suoi genitori non l'hanno neanche vista quel giorno. A questo punto tutti iniziano ad allarmarsi. Scott ha provato anche a chiamare le migliori amiche di Lacey, chiedendo se la donna era lì da loro, chiedendo comunque aiuto. Scott non riceve alcuna risposta positiva e quindi si iniziano le indagini. Inizialmente la polizia va a parlare con gli amici e con i familiari di Lacey, per poi concentrare le ricerche presso un parco. In quel parco Lacey usciva spesso per portare il cane a passeggio, ossia East La Loma Park. I poliziotti però partono setacciando il quartiere e in effetti già in questo caso spunta fuori un'informazione. Una vicina dei Peterson sostiene di aver visto il loro cane aggirarsi nei pressi di casa sua con ancora il guinzaglio appeso al collo verso le 10 del mattino del 24 dicembre 2002. Scott sostiene di aver visto per l'ultima volta Lacey proprio quella stessa mattina, mezz'ora prima, ossia alle 9:30. Mezz'ora dopo il cane dei Peterson se ne andava in giro con il guinzaglio a penzoloni. La vicina quindi cosa fa? Fa rientrare il cane nel giardino dei Peterson dalla porta posteriore della loro proprietà. Ma appena scopre della scomparsa di Lacey, questa vicina contatta immediatamente la polizia, fornendo di fatto il primo indizio utile. A questo punto la polizia inizia letteralmente le ricerche proprio nel parco dove Lacey solitamente portava a passeggiare il cane, a East La Loma Park. La polizia quindi utilizza addirittura anche degli elicotteri per setacciare il parco, mentre il detective Brocchini, che indaga sul caso, domanda a Scott se lui o qualche altro agente potevano fare una perlustrazione in casa sua. Scott non fa storie e fa entrare gli agenti in casa. Lo stesso detective Brocchini sostiene che Scott gli ha permesso anche di fare delle foto e qualche video. E come al solito in questo caso si nota l'ovvio. Le chiavi di Lacey risultano ancora in casa, così come la sua borsa. Inoltre, anche la sua macchina è posteggiata nel vialetto come se nulla fosse. Insomma, secondo il detective e i suoi colleghi, Lacey, quando è sparita, ha portato fuori il cane ed era sicuramente da sola a piedi. I detective, di fatto, cercano di trovare qualsiasi prova per un possibile crimine.
ma non trovano nulla. Il detective Brocchini quindi a questo punto decide di portare Scott Peterson alla centrale, proprio col fine di interrogarlo nuovamente. Brocchini sottolinea che quello in realtà non era proprio un vero interrogatorio. Voleva solo sentire la versione dei fatti di Scott raccontata in modo più minuzioso. Ma nonostante Scott non si stesse sottoponendo a un vero e proprio interrogatorio, Brocchini decide comunque di registrarlo. In questo interrogatorio Scott sostiene che Lacey, la mattina del 24 dicembre, si è alzata come ogni giorno e ha fatto subito colazione. Il marito sottolinea che Lacey mangia appena alzata proprio per le nausea da gravidanza. Lui però, a differenza di Lacey, sostiene di essere rimasto a letto più o meno fino alle 8. Poi si è alzato e si è messo con la moglie a guardare il suo programma preferito, Martha Stewart. Dopodiché il marito di Lacey, Scott, racconta che verso le 9.30 quella mattina è uscito per una battuta di pesca e continua dicendo ai detective che prima di uscire di casa ha chiesto effettivamente a sua moglie quali erano i suoi programmi per la giornata. Di conseguenza il detective gli chiede di approfondire questo fatto. Che cosa si sono detti? Come avrebbe passato la giornata Lacey? Scott risponde che Lacey avrebbe portato fuori il loro cane a fare un giretto proprio alla Loma Park e poi si sarebbe recata al centro commerciale proprio per prendere qualche regalino di Natale all'ultimo momento. A questo punto Scott racconta che una volta uscito di casa è andato a recuperare la sua barca, che si trovava proprio in una rimessa in zona. Una volta arrivato a questa rimessa, Scott sostiene di aver controllato la posta elettronica, dopodiché ha agganciato la sua barca alla sua macchina per recarsi alla baia di Berkeley, a circa un'ora e mezza di distanza da Modesto, che corrispondono più o meno a 130 km. Scott sostiene di aver usato la barca per ben un'ora e mezza e solo dopo essere rientrato a casa si è reso conto che di Lacey non vi era alcuna traccia. Durante l'interrogatorio non ufficiale a Scott, Brocchini gli chiede se ha sparato con armi da fuoco. Scott nega e quindi il detective gli propone il guanto di paraffina. Con guanto di paraffina si definisce una tecnica forense che veniva utilizzata per scoprire se un indiziato avesse usato o meno un'arma da fuoco di recente. Scott non si tira indietro, fa il guanto di paraffina, però Brocchini sostiene di aver notato un taglio davvero molto molto recente sul dito di Scott. Scott però sostiene di essersi ferito accidentalmente mettendo la mano nella sua cassetta degli attrezzi. In ultima battuta Brocchini chiede a Scott se è disposto a sottoporsi alla macchina della verità, proprio per poterlo togliere in via definitiva dalla lista dei sospettati. Scott ha risposto al detective Brocchini che avrebbe fatto il test del poligrafo, ma non quel giorno, bensì giorno di Natale. A questo punto, durante l'inchiesta sulla scomparsa di Lacey Peterson, entra in azione anche John Buehler, un detective della polizia di Modesto. John Buehler sostiene che Al Brocchini l'abbia chiamato la mattina del 25 dicembre, informando il collega che stava lavorando ad un caso riguardante una persona scomparsa. Da questo momento i due detective Al Brocchini e John Buehler collaborano per trovare il colpevole. Gli agenti perlustrano il parco est la Loma Park in ogni modo, ma purtroppo le ricerche si rivelano inconcludenti. Però arriva il 27 dicembre del 2002 e c'è una svolta. Qualcuno chiama la polizia per denunciare un furto avvenuto in una casa vicina all'abitazione dei Peterson. I proprietari di quella casa si chiamano Rudy e Susan Medina ed erano partiti per una piccola vacanza di due giorni il 24 dicembre, all'incirca verso le 10.30 del mattino. Rudy e Susan Medina, appena rientrati dalla loro vacanza, si rendono conto immediatamente che a casa loro è accaduto un furto. La porta sul retro è spalancata, ma soprattutto manca una cassaforte in casa. Passa qualche giorno e un'altra vicina dei Peterson si fa avanti, dicendo che probabilmente ha visto proprio qualcuno entrare a casa della famiglia Medina. Quindi, torniamo al 24 dicembre. Diane Jackson ha notato un furgone bianco posteggiato nei pressi della casa della famiglia Medina. Dietro ad esso c'erano tre uomini che confabulavano tra di loro, ma che si sono immediatamente interrotti quando Diane gli è passata a fianco con la macchina. Però, nonostante queste novità, le indagini non prendono assolutamente piede, non hanno una pista, una direzione da seguire. Di conseguenza, gli investigatori cosa decidono di fare? Decidono di intensificare le indagini, portando con loro un cane specializzato per fiutare le tracce organiche. Ovviamente i detective fanno annusare al cane degli oggetti di Lacey, proprio per permettergli di fiutare il suo odore. Però accade una cosa. Una volta arrivati davanti a casa dei Peterson, il cane non si dirige verso il parco Est La Loma Park, va esattamente nella parte opposta. La polizia in questo caso formula l'ipotesi che Lacey sia uscita in macchina quella mattina del 24 dicembre, ma non con la sua macchina. Quindi, che cosa è successo? È stata rapita?
ha visto un furto che non doveva vedere, quindi è stata fatta fuori. Ben presto il caso diventa pubblico. Ovviamente i media danno molto risalto alla vicenda perché Lacey era in stato interessante e per di più era di 8 mesi. Aveva bisogno di cure, di medici che la seguivano, di esami. Quindi nel giro di pochi giorni la notizia fa il giro per tutta l'America. Ma se le persone, complice anche i media, hanno iniziato a seguire il caso per domandarsi come sarebbe andata a finire, Scott Peterson, il marito di Lacey, tenta di stare il più lontano possibile dalle telecamere. Ed è proprio questo il momento in cui Scott viene nuovamente convocato alla centrale proprio per confermare il suo alibi. Se ben ricordate, durante il primo interrogatorio che c'è stato con Al Brocchini, Scott si è dimostrato disponibile a sottoporsi alla macchina della verità. Ma successivamente l'uomo cambia totalmente idea, rifiutandosi categoricamente di essere sottoposto al test del poligrafo. Ovviamente questo cambio di rotta da parte di Scott fa nascere giusto qualche dubbio nella testa dei detective, che ovviamente rimangono alquanto perplessi. Perché mai pochi giorni prima Scott si era dimostrato disponibile se non aveva intenzione di fare il test del poligrafo? In ogni caso, per gli investigatori in questo momento è necessario confermare l'alibi di Scott Peterson e quindi organizzano una conferenza stampa per fare una richiesta ai cittadini. Gli investigatori di conseguenza mostrano in diretta televisiva l'auto di Scott Peterson, un pick-up Ford del 2002 color bronzo, con il rimorchio di una barca, e chiedono espressamente ai cittadini di parlare o di farsi avanti in caso abbiano effettivamente visto quell'automobile o quella barca proprio nei dintorni della zona marina di Berkeley, ossia il posto dove Scott ha sostenuto di essersi recato. Il fine degli inquirenti alla fine non è nient'altro che trovare qualche testimone che abbia visto qualcosa quella dannata mattina della vigilia di Natale del 2002. Peccato che agli occhi dei cittadini questa conferenza stampa è chiara e lampante. C'era il dubbio che era stato proprio Scott Peterson a far del male a sua moglie. Dopo questo evento, in effetti, la famiglia di Lacey si schiera totalmente a favore di Scott, rilasciando peraltro svariate interviste. I familiari di Lacey sostengono che Scott amava profondamente sua moglie. Dicono di non averli neanche mai visti litigare o discutere. Erano proprio una coppia affiatata. Intanto, però, il buon Scott Peterson stava facendo il furbetto. Ci spostiamo a circa 156 km dalla città di Modesto per spostarci a Fresno, perché è proprio in questo momento che entra in azione Amber Frey, la donna che per l'appunto vi ho menzionato prima. Come vi avevo già detto, Scott l'ha conosciuta nel novembre del 2002 tramite un suo amico. Amber ha 27 anni, è single e fa la fisioterapista. Amber in quel momento stava proprio pensando alla sua nuova relazione nata con Scott Peterson. Quel Scott Peterson. Durante il primo appuntamento di Amber e Scott, Amber, trovandosi incredibilmente tra l'altro a suo agio con Scott, gli rivela addirittura di avere una figlia, nonostante sia single. Scott però non fa una piega manco a pagarlo. Anzi, si dimostra interessato e, nonostante fosse sposato e avesse a casa una moglie incinta, convinta che la loro relazione stesse andando a gonfie vele. Il punto è che Scott ha continuato a frequentare Amber come se nulla fosse, al punto che Amber gli ha addirittura presentato sua figlia. Poi però arriva il 29 dicembre e tutte le speranze che Amber riponeva per questa nuova relazione si sbriciolano totalmente davanti ai suoi occhi. Quindi cosa succede? Un suo amico la contatta dicendo che non solo deve parlare con lei, ma che deve anche farle vedere una cosa molto molto importante. Amber in quel momento è a casa e quindi dice al suo amico di passare tranquillamente. Quindi questo amico di Amber va a farle visita e le mette in mano una fotocopia di un ritaglio di giornale. Quell'articolo era davvero piccolo e parlava di una donna scomparsa, ossia Lacey Peterson, la moglie di Scott Peterson. Amber è sotto shock, piange, si dispera, non ci crede. Poi però fa una cosa e fa la cosa giusta. Alza il telefono e chiama il dipartimento di polizia di Modesto, raccontando assolutamente tutto quanto. A questo punto Al Brocchini e John Buller saltano in macchina e vanno verso Fresno per andare proprio a incontrare Amber, in quanto se quella chiamata rappresentava il vero, finalmente avevano una pista da seguire. I due detective, quindi, una volta arrivati a Fresno, bussano alla porta di Amber, che li fa entrare raccontando per filo e per segno tutta la relazione che ha avuto con Scott Peterson. E qui si scoprono due particolari. I due non avevano assolutamente nascosto la loro relazione, anzi, tutt'altro. Amber ha davvero fatto tante foto con Scott. In particolare,
Ce n'è una in cui sono vestiti elegantissimi e posano davanti ad un albero di Natale. Amber si fidava a tal punto di Scott da averlo portato anche alla festa di Natale della sua azienda. Quindi anche i colleghi di Amber lo conoscevano. Ma c'è dell'altro, perché Amber racconta di aver avuto una conversazione il 9 dicembre con Scott abbastanza strana. La donna racconta che Scott si era dimostrato turbato, le aveva detto che in realtà le aveva mentito. Lui in realtà una moglie ce l'aveva, ma quello sarebbe stato il primo Natale che avrebbe passato in solitudine. Dopodiché Scott si mette pure a piangere, facendo credere ad Amber che probabilmente la donna fosse mancata per un incidente o per una malattia. La reazione di Scott comunque aveva colpito Amber e quindi di conseguenza ha evitato di fare altre domande, ma si è limitata a consolarlo. Questa informazione per i detective di fatto è molto utile, perché Lacey è scomparsa dopo il 9 dicembre. Insomma, Scott non la racconta proprio giusta. I due detective anche in questo caso chiedono aiuto, però lo chiedono ad Amber Frey, in quanto la donna dice ai detective che Scott la chiama tutti i santi giorni. Di conseguenza il detective Brocchini chiede immediatamente ad Amber se era disposta a registrare queste chiamate. Amber non si tira indietro. Di base i detective volevano che Amber parlasse con Scott per ottenere più informazioni possibili. Arriva il 30 dicembre, Scott chiama Amber, il registratore è pronto, però quel giorno cade la linea. Arriva quindi il 31 dicembre, Scott chiama Amber, augurandogli ovviamente buon anno e dicendole che era a Parigi, che era una figata, era tutto bellissimo, c'erano dei fuochi d'artifici della Madonna e cose del genere. Però Scott, che pensa di fare il furbacchione, non sa che Amber e la polizia sanno benissimo dove si trova in realtà. In quel momento infatti Scott è ad una fiaccolata che i genitori di Lacey hanno organizzato per loro figlia. E insomma, non sta di certo a Parigi. Ed è qui, a questo punto, che i detective si rendono conto di una cosa palese. Scott Peterson è bravissimo a mentire, per lui è un qualcosa di naturale e per di più lo fa anche di continuo. In ogni caso passa del tempo e la polizia giorno dopo giorno ascolta tutte le chiamate tra Amber e Scott. E la polizia si accorge che Scott continua a dire ad Amber che la loro relazione presto sarebbe diventata solida, più stabile, che le voleva bene, che per lui era speciale, che non voleva perderla e tutte queste cose qua. Insomma, un fidanzatino modello. Queste registrazioni vanno avanti per settimane, ma purtroppo la situazione viene gravemente compromessa. Infatti i detective vengono a scoprire che una delle foto che gli aveva dato Amber era finita non si sa come, non si sa quando, non si sa perché nella redazione del National Enquirer, che è un settimanale statunitense. Quella foto sarebbe stata pubblicata esattamente il giorno successivo. A questo punto la relazione tra Amber e Scott sarebbe diventata davvero di dominio pubblico. L'avrebbero scoperto tutti. E i due detective erano più che altro preoccupati per la famiglia di Lacey, che indubbiamente non avrebbe preso assolutamente bene la notizia. Di conseguenza, Al e John, i due detective, decidono di convocare i genitori di Lacey in centrale. E i detective gli mostrano la foto di Scott e Amber. Quella foto che sarebbe diventata pubblica una manciata di ore dopo. Ovviamente non la prendono bene, ma non c'è neanche da stupirsi di questa cosa, mi pare anche ovvio. Arriviamo al 24 gennaio del 2003. È passato esattamente un mese dalla scomparsa di Lacey, quando il Dipartimento di Polizia di Modesto convoca una conferenza stampa, in cui Amber Frey fa una dichiarazione raccontando di che natura era la sua relazione con Scott Peterson. Dopo la conferenza stampa di Amber Frey, tutti incolpano Scott, tutti sono convinti che è colpevole. È un bugiardo, un traditore e anche per la famiglia di Lacey diventa letteralmente un nemico da combattere più che un povero ragazzo da difendere. E ci mancherebbe altro, oserei dire. E mentre l'opinione pubblica si scaglia su Scott, la polizia fa una nuova scoperta riguardante proprio una vecchia pista che avevano seguito. I ladri, che erano andati a rubare dai vicini di casa dei Peterson, ossia dai Medina, vengono catturati. Sono due criminali comuni della zona e confessano immediatamente il furto, ma sostengono di non aver torto un capello a Lacey. Infatti i due sostengono di essere entrati in casa dei Medina il 26 dicembre, due giorni dopo la scomparsa di Lacey. A questo punto i detective non avevano più letteralmente piste da seguire se non quella di Scott Peterson e subito vengono attirati da una cosa, la barca di Scott. Infatti Scott aveva comprato questa barca in alluminio di 4 metri che però non era particolarmente adatta per l'acqua salata. Ai due detective risulta strano che Scott abbia guidato fino alla baia di Berkeley per testare una barca d'acqua dolce nell'oceano. Quindi la polizia agisce immediatamente, iniziando a ottenere un mandato di perquisizione
per la rimessa di Scott. I poliziotti entrano nella rimessa di Scott, che più che una rimessa pare un magazzino. La barca di Scott c'è e i detective notano immediatamente all'interno della barca di Scott un'ancora di cemento fatta in casa, cosa che non è assolutamente strana. Molti proprietari di barche fanno delle ancore da soli, non è assolutamente complicato. Era un semplice pezzo di cemento tondo con un tondino di ferro al suo centro. Però c'è qualcosa che non torna. Non c'è nessuna cima. Quindi Scott si era preoccupato di fare un'ancora di cemento artigianalmente, ma di fatto non aveva una cima per legarla, buttarla in mare e fermare la barca. Inoltre, sempre all'interno della stessa barca, la polizia trova una specie di pinza con all'interno incastrati dei capelli. Quei capelli, successivamente analizzati in laboratorio, risultano proprio i capelli di Lacey. A questo punto gli investigatori pensano davvero che Scott Peterson sia il colpevole. Oltretutto c'è un'altra situazione abbastanza stranetta. Scott, verso la fine di gennaio, vende l'auto di Lacey, ma soprattutto si informa anche per vendere la casa in cui abitava con Lacey. Ovviamente in questo caso le domande che sorgono sono queste. Scott non voleva conservare gli oggetti di sua moglie? Non provava dispiacere per la sua scomparsa? La polizia a questo punto è convinta marcia che Scott sappia benissimo che in realtà sua moglie non sarebbe più tornata a casa. Scott ha un comportamento sospetto da davvero troppo tempo e continua ad averlo, quindi la polizia cerca ogni modo per incastrarlo. Però la verità è che la polizia ha in mano solo delle piccole prove circostanziali. E ovviamente la prova più importante rappresenta il ritrovamento del corpo di Lacey. Le ricerche quindi iniziano a spostarsi via acqua nella baia di San Francisco, ma anche in questo caso non trovano niente. Arriviamo quindi ad aprile, quando Ron, il patrigno di Lacey, esce a pescare. E mentre esce, pensa proprio il peggio. Ron pensa che probabilmente Lacey non sarebbe tornata a casa sana e salva, però c'era la necessità di trovare il suo corpo. Neanche a farlo apposta, Ron, durante quell'uscita di pesca, riceve dei messaggi da parte di Sharon, sua moglie. Chiede a Ron di tornare a casa, perché il corpo della figlia è stato ritrovato. E la Maria, in effetti, ha portato due corpi sulla baia di San Francisco, quello di un adulto e quello di un infante. Sono necessari solo pochi giorni di analisi per scoprire che i corpi ritrovati sono proprio quelli di Lacey e della sua creatura. A questo punto la polizia inizia a stringere sempre di più il cerchio attorno a Scott. Era già sotto sorveglianza, ma dopo gli ultimi eventi c'erano prove sufficienti per arrestarlo. Quindi i detective rintracciano Scott tramite il suo cellulare e lo trovano che guida come un fuori di melone lungo una superstrada della California. I detective lo fermano quindi, lo arrestano e notano anche una cosa. Scott non aveva assolutamente il solito aspetto. Non solo aveva il pizzetto, ma si era anche tinto i capelli di biondo. Nell'auto di Scott i detective trovano 3 cellulari, la patente di guida di suo fratello, $14,000 in contanti, attrezzatura da campeggio, ma anche attrezzatura da immersione. Ovviamente Scott stava cercando di darsela a gambe perché aveva capito anche lui che il cerchio si stava stringendo. Una volta fermato e arrestato, Scott viene portato dal detective John Buller alla stazione di polizia di Modesto. Durante il viaggio, però, Scott non sta zitto. Chiede effettivamente se i resti che sono stati trovati erano effettivamente di Lacey e di Connell, ossia il figlio. Al Brocchini quindi gli rivela che sì, è così purtroppo. Scott però anche qui ha una reazione davvero strana. Non piange, non si dispera. Niente di tutto ciò, fa solo un sospiro. Proprio come se un peso gli si fosse levato dalla coscienza. Poco dopo, John Buller dice a Scott che si stanno per fermare ad un'hamburgeria lungo la strada per prendere la cena. E gli chiedono se anche lui gradisce qualcosa. Scott, prima di tutto, chiede che tipo di locale sia. Quando John Buller gli dice il nome del locale, Scott risponde: «Ah sì, ma lo conosco, mi piace un sacco, quindi prendo un doppio cheeseburger con patatine piccole e un milkshake». Ok. Anche in questo caso John Buller, quando esce dalla macchina, pensa: ti abbiamo appena comunicato che tua moglie e tuo figlio sono venuti a mancare e tu pensi alla cena? John Buller dice che la reazione di Scott è davvero troppo strana. Certo, ci sono tante reazioni diverse a fronte di un lutto, però in questo caso pareva che a Scott in realtà di Lacey non gliene fregasse una beata fava. Zero proprio. In ogni caso, la notizia dell'arresto di Scott Peterson si diffonde. Quindi tantissimi giornalisti e operatori si sono diretti in fretta e furia alla città di Modesto proprio per cercare di riprendere Scott Peterson che fa il suo ingresso in carcere. Però c'è un particolare in più in questo caso. I cittadini. C'erano letteralmente centinaia di persone
riversate in strada che inveivano contro Scott Peterson. Scott viene accusato di duplice omicidio di primo grado, proprio perché Lacey era stato interessante. E questo fatto ha reso il crimine ancora più atroce. Il procuratore distrettuale ha chiaramente annunciato che avrebbe richiesto la pena capitale per Scott Peterson. Nel frattempo, però, Scott si muove e assume un avvocato esperto con la stampa, ossia Mark Geragos, un avvocato penalista che comunque aveva un certo nome. Pensate che, ad esempio, Mark Geragos aveva difeso Michael Jackson in tribunale. E non perde tempo, la prima cosa che fa è mostrarsi davanti alle telecamere proprio per difendere il suo cliente. Mark Geragos sosteneva di base che la polizia si era concentrata soprattutto su Scott Peterson con l'obiettivo di incastrarlo. E anche l'accusa aveva dei problemi con la mancanza di determinate prove concrete. Insomma, niente arma del delitto, niente testimoni. Il tutto si basava effettivamente su prove circostanziali. Arriviamo quindi ad ottobre 2004, quando inizia la selezione per la giuria. Ovviamente, quando si cercano giurati, è necessario trovare persone che possano affrontare il caso con la mente sgombra, in quanto Scott era davvero l'uomo più odiato d'America. Per l'opinione pubblica, Scott era un mostro. Di conseguenza, il suo avvocato, sia Mark Geragos, cosa ha fatto? È andato dal giudice di Modesto, affermando che lì il processo non poteva assolutamente essere imparziale. Mark Geragos in questo caso non aveva assolutamente torto. E infatti il giudice decide di spostare la sede processuale, trasferendo il dibattimento a Redwood City, città capoluogo della contea di San Mateo, in California. Peccato che da Modesto dista solo circa 140 km. Un po' pochino. Il 1 giugno del 2004 il processo inizia. Tutto il processo possiamo dire che si basava su un dubbio. Connor, il piccolo che portava in grembolesi, era venuto a mancare con sua madre oppure giorni dopo? E se fosse stato partorito ancora vivo? La difesa quindi chiama un ginecologo esperto di fertilità a testimoniare, ossia il dottor Karl March. Il dottore di base sostiene di aver ottenuto un risultato totalmente diverso dalle sue analisi. Secondo il suo parere, Connor ha vissuto fino al 29 dicembre, esattamente 5 giorni dopo l'effettiva scomparsa di Lacey. E in caso questo fatto si fosse rivelato effettivamente reale, significava che Scott non era il colpevole. Non poteva proprio averlo fatto perché dal 24 dicembre tutti quanti gli sono stati letteralmente col fiato sul collo, compresi i giornalisti e i detective. Purtroppo però l'ipotesi portata in tribunale dal dottor Karl Marsh va in fumo. Proprio quando l'accusa lo interroga e l'uomo deve ammettere che la sua teoria non ha alcuna valenza scientifica. Nonostante ciò, la difesa comunque continua a battere sulla medesima teoria del rapimento. Mark Geragos ha continuato a dire che Lacey in effetti poteva davvero essere stata rapita da qualche ladro. Addirittura ad un certo punto ha azzardato una teoria sulle sette sataniche. Il fatto è questo. Il punto ormai non era tanto dare la colpa a qualcuno, ma quantomeno spostare parzialmente la colpa da Scott Peterson per far prendere in considerazione ai giurati altri presunti colpevoli oltre a Scott. Dopo 5 mesi di dibattimento è il turno della giuria, che deve decretare se Scott è colpevole o innocente. Scott Peterson è stato condannato per omicidio di primo grado e omicidio di secondo grado. Quando è arrivato al verdetto, al di fuori del tribunale, c'era letteralmente una montagna di gente che gioiva per la sua condanna. Letteralmente le persone non riuscivano a frenare l'entusiasmo, sentivano che giustizia era stata fatta. Ma nonostante l'entusiasmo del popolo americano, per i giurati non era finita qua la situazione. Infatti bisognava prendere una decisione per la pena che avrebbe dovuto scontare Scott, proprio perché il pubblico ministero voleva chiedere la pena capitale. Arriviamo al 16 marzo del 2005. La giuria ha raggiunto un verdetto unanime per la condanna di Scott Peterson. Scott Peterson è condannato a morte e viene scortato nel carcere di San Quentin. Passano 13 anni dal processo di Scott Peterson e alcuni suoi sostenitori continuano a dire che l'uomo è innocente. Sostengono che non è stata fatta giustizia, ma soprattutto sottolineano il fatto che Scott non abbia avuto un processo equo. Ed è con questa motivazione che Scott richiede di ricorrere in appello proprio per avere un altro processo. La richiesta che ha fatto Scott si basa su ciò che è avvenuto durante il processo. Se ricordate, inizialmente doveva svolgersi a Modesto, ma per la sua risonanza mediatica, la difesa ha richiesto di cambiare sede processuale. Peccato che è stata spostata solo di 125 km. Di conseguenza, di fatto, questa cosa non aveva avuto alcun effetto benefico su Scott. Insomma, le persone che stavano a Redwood City erano comunque bombardati dalle notizie del caso Peterson, in quanto
quella zona era ancora nella zona televisiva di Modesto. Infatti a Redwood City, il posto in cui è stato dibattuto il caso, le statistiche hanno dimostrato che almeno il 96% dei possibili giurati era stato influenzato dalla pubblicità negativa su Scott Peterson. Insomma, per avere un processo equo, doveva essere svolto molto, ma molto, ma molto più lontano. In ogni caso, Scott rimane nel braccio della morte, in attesa che la Corte Suprema della California si esprima sulla sua richiesta d'appello. Peccato che venga rifiutata. Scott Peterson è tuttora nel braccio della morte e attende la sua fine. Detto questo, ragazzi, io lascio a voi la parola. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Scott Peterson è colpevole o innocente? Secondo voi ha avuto un processo equo? Vi dico la mia. Secondo me Scott è colpevole. Nonostante questo, però, non ha avuto purtroppo un processo equo. Se mi avete seguito fino a qua, io vi ringrazio tantissimo, perché sono consapevole che probabilmente questo video è lungo, lungo, e questo caso è davvero davvero difficile e pesante. Quindi, in caso siete stati con me tutto il tempo del video, vi ringrazio davvero davvero tanto. Io ho finito di sproloquiare in questo video. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.